Come ogni buon video con l'aprilotuono, siamo alla pompa di benzina e oggi vi parlo di un dilemma che in realtà mi affligge da un po'. Sono insieme al mio amico Nick, dotato di KTM 1290 3.0, per cui potete immaginare che oggi ci sarà anche un bel confronto tra queste due moto. Ma quello di cui vi voglio parlare in realtà è un po' del futuro delle mie moto e del canale di conseguenza, perché diciamo che sono un po' combattuto sul da farsi. Qui siamo vicino a San Pere, direzione al Colle dell'Agnello, ma prima di continuare a capire il perché di questo video, beh, vi ricordo che l'unico modo che avete per supportarmi è quello di iscrivervi al canale attivando anche la campanellina delle notifiche. A voi non cambia niente, per me fa davvero la differenza. Infatti, se tutti coloro che guardano i miei video fossero iscritti, saremmo già ben più di 100.000, per cui insomma fatevi sotto in modo da crescere sempre di più, anche se onestamente sono davvero contento di aver già superato i 35.000 iscritti. Devo dire che questa tuono ha scatenato in me sin dall'acquisto sentimenti un po' contrastanti, direi. Da un lato c'era il sogno di portarsi a casa uno degli oggetti che più ho bramato, infatti sognavo la tuono sin da quando avevo 14 anni, perché ai miei tempi c'era anche la tuono 50 e anche la tuono 125, oltre all'RS 125 e la RS 50 di Aprile. Sogno che ho realizzato. Dall'altro, quello di poter differenziare i contenuti sul mio canale portandovi tutto il lato sportivo, diciamo, della strada, dei corsi di guida, della sicurezza su strada e perché no anche della pista, e insieme al Caballero anche quello relativo al fuoristrada, contenuti che comunque avete davvero tanto apprezzato, e per questo vi ringrazio tantissimo. Tuttavia, dopo oltre 12.000 km percorsi, ho iniziato un attimo a pensare sul da farsi, ovvero mi è balenato per qualche giorno, anche ben più di qualche giorno, potremmo dire anche qualche mese, l'idea di vendere tutto e passare ad un'unica moto. Dopotutto, lo sapete, ci arrivate da solo a quale moto mi sto riferendo. Una moto che è sì tanto amata ma anche tanto odiata da chiunque, da qualsiasi motociclista, che verrà rinnovata poi a fine settembre con un modello totalmente inedito, ricco di elettronica, ricco di diavolerie. Tuttavia, ho iniziato anche a pensare al fatto che avere una singola moto un po' mi allontana rispetto a quelli che sono i miei intenti, e dall'altro lato, beh, questa tuono sì, è vero, in parte l'ho odiata, in parte continuo ad odiarla per i costi, per i consumi, per il calore, per il fatto che non mi permette di fare grandi viaggi insieme alla mia compagna, seppur comunque abbiamo provato anche per un paio di giorni con zaino e borsa da serbatoio, la roba è fattibile, però dall'altro lato è una moto che ti causa forte dipendenza, perché c'è il V4, perché Aprilia sta facendo bene anche in MotoGP, perché è una moto che non si vede tanto e perché secondo me ha ancora tanto da dire, non tanto per le cose che si possono fare, nel senso che alla fine è stata la moto che ha inaugurato, diciamo, il mio ingresso in pista con moto tra virgolette da veri uomini, ma è anche una moto che, essendo una base, diciamo che si presta un po' a qualche personalizzazione, per cui per il 2024 potrei, diciamo, lavorare su contenuti che vadano un po' a migliorare quelle che sono le caratteristiche di base di questa tuono V4 1100 con una sfida, ovvero quello di avvicinare le prestazioni a quelle della Factory, non in termini di motore ma in termini appunto di sospensioni, personalizzazione e perché no anche grafiche, spendendo però di meno, quindi spendendo di meno a quello che è necessario per acquistare la tuono V4 Factory. Secondo me è una bella sfida che potrebbe far venire l'acquolina a molti, perché sì, è vero, la tuono V4 Factory ha delle sospensioni elettroniche, però ci vogliono pur sempre 20.000 euro per acquistarla, mentre magari prendendo un buon usato di questa tuono V4 base, magari con pochi chilometri, e se ne trovano a 13-14.000 euro e spendendo quei 2-3.000 euro tra sospensioni, grafiche, piccoli miglioramenti, beh, sicuramente la qualità dell'oggetto finale potrebbe essere davvero davvero appetitoso. Dall'altro lato però c'è anche la domanda di cosa ne
faccio del caballero. Il caballero è forse il punto debole di tutto questo discorso, perché è una moto che mi ha permesso senz'altro di prendere confidenza con il fuoristrada, di fare le mie prime esperienze, e che mi ha dato anche la possibilità di partecipare a eventi in fuoristrada con moto ben più grandi. Parlo della 1000 Sassi, con cui ho partecipato grazie a Honda con l'Africa Twin, e che mi ha un attimo sbloccato sul fatto che sì, il fuoristrada si può fare anche con le maxi enduro. La volontà però è quella, come avrete capito da un video recente, non vi dico quale, di non acquistare una maxi enduro bensì una media, magari, che non è così diffusa, e perché no, con i numeri, grazie a voi, e soprattutto se ci sono aziende specializzate in tal senso che mi seguono, beh, vi invito a scrivervi, i miei contatti li trovate sempre in descrizione, iniziare anche con quella media enduro un percorso di personalizzazione per vedere se con un budget, diciamo, abbastanza ridotto si può avvicinare una media alle prestazioni, al comfort di una maxi. Ma soprattutto per il prossimo anno vorrei portarvi più viaggi, diciamo, indipendenti, vorrei portarvi più viaggi con la mia ragazza, più viaggi di coppia, più esperienze, diciamo, che un po' più si avvicinano a quelle che sono l'utilizzo di una moto da un utente normale, da un utente tipo, da un utente che mi segue. Per cui, insomma, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Io sono molto combattuto. Perché vi dico questo? Perché avere una singola moto grossa, top di gamma, esagerata sotto alcuni punti di vista, in realtà mi limiterebbe nei contenuti, nel senso che il rischio è quello, uno, di farci una marea di chilometri, perché quest'anno da marzo ad agosto già praticamente percorso più di 30.000 chilometri con le varie moto che ho avuto, testato, provato, comprese le mie, e dall'altro lato è quello di essere comunque limitato sia nei percorsi sia nei contenuti, perché è vero che è una moto, diciamo, definitiva su strada, ma da un lato io non mi sento ancora pronto a portare una maxi enduro da 300 kg in fuoristrada, dall'altro mi andrebbe a diciamo tagliare fuori da tutti quei contenuti sulla pista, dal punto di vista di un neofita come me, che secondo me potrebbero essere molto molto interessanti. Per cui, insomma, ripeto, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, perché sono curioso di sapere cosa ne pensate. Secondo voi cos'è meglio? Vendere tutto e tra l'altro perdere anche un sacco di soldi e acquistare un'unica moto, tra parentesi Legacy GS 1300, oppure a questo punto vendere il Fantic, con cui comunque quest'anno ho percorso più di 10.000 km, e investire in una moto che dal punto di vista del mercato è molto molto interessante e ha comunque un prezzo piuttosto accessibile per molti, e che soprattutto sta facendo gran bei numeri per quanto riguarda le vendite. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, io sono molto molto curioso e volevo condividere un po' con voi questo mio dubbio, perché è vero che sono io a fare video, ma è vero anche che siete voi a guardarli. Per cui, se posso insomma comunicare con voi e avere un feedback sul da farsi, in modo da non fare passi falsi, beh, ne sarei più che felice. Fatemi sapere qui sotto nei commenti e noi, come al solito, ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo io continuo a fare questo bel tour con il mio amico per fare anche un confronto tra questi due mostri da 180 cavalli. Oggi abbiamo ben 360 cavalli in due, per cui, insomma, come on. Tra l'altro, per chi era scettico sul Colle dell'Agnello, sull'asfalto, beh, hanno riasfaltato tutti i tornanti nella parte iniziale. Guardate qui che qualità! Per cui, insomma, venite a farlo, perché dal punto di vista del panorama, dal punto di vista del divertimento, anche dal lato francese ce n'è e vi sfiziate. Per questo video è davvero tutto. Ciao!